ringraziando tutti voi e dicendo che questa volta veramente possiamo farcela, possiamo liberare la nostra regione e possiamo scrivere la storia, però lo dobbiamo fare veramente tutti assieme. E se continuiamo a girare, a vedere piazze piene quando gli altri hanno addirittura dimezzato la raccolta firme per le liste esterne, ma l'hanno tolte per quelle già in regione perché non hanno il coraggio di metterci la faccia, non hanno il coraggio di andare in mezzo alla gente perché non li vota più nessuno, non li vogliono. E questo lo si vede, come ha detto giustamente Jacopo, a Sant'Arcangelo non riuscivamo a camminare perché della gente era venuta sicuramente perché sapeva che andavamo lì, sapeva che c'era Matteo, ma la gente per strada urlava contro questi 20 sfigati, perché erano veramente 20 sfigati ragazzi, che erano lì che deliravano, non si capiva neanche bene cosa, e avevano le persone anche anziane che gli dicevano: siete una minoranza, andate via. E questo è il sentire della gente. Noi abbiamo voglia di liberare questa terra e ora tutti se ne sono resi conto e sono con noi, perché questa terra ha dei problemi, è inutile che ci raccontiamo diversi. Io quando vado nelle TV nazionali dicono: ma l'Emilia Romagna è un posto fantastico. No, non è più il posto che un tempo raccontavano, perché qua non ci sono neanche più i comunisti di un tempo, qua ci sono gli amici delle banche, qua ci sono i poltronai, qua ci sono le persone che stanno al governo e cercano di usare l'Emilia Romagna come bancomat per prendere le tasse, perché le tasse che si sono inventate vanno a colpire tutta la nostra regione. No, uno dice: va bene, per fortuna che la vogliono riprendere, stanno pensando a questa regione, e che loro sanno che noi siamo un popolo che si tira sulle maniche, perché quando c'è il terremoto o viene qualunque disastro ambientale noi ci tiriamo sulle maniche. Qua c'è stato l'esempio in Riviera, tromba d'aria il giorno dopo, anzi la sera stessa c'erano già tutti i bagni messi a posto. Allora dicono: questi sono pirla, tanto lo fanno, per cui andiamo lì e chiediamo i soldi per la plastica, tanto poi abbassano la testa, lavorano lo stesso, perché magari nella piccola azienda c'è la famiglia, si portano uno stipendio solo a casa invece che tre. Lo zucchero, anche se l'unica azienda di zucchero in Emilia Romagna, noi siamo stufi, noi ci tiriamo sulle maniche, sì, ma perché vogliamo una regione che funzioni a 10, alla massima velocità, quello che noi ci meritiamo e quello che noi sappiamo fare. Siamo stufi di avere una palla al piede, perché io lo dico sempre, quello che funziona in questa regione funziona nonostante il PD, non grazie al PD. E ora noi lo dimostreremo, e lo dimostreremo nelle urne. Perché quando loro dicono: ah, ma se si cambia arrivano i leghisti, arrivano i leghisti, arriva il buon governo del Veneto, arriva il buon governo della Lombardia. Parlando di buon governo, io negli ultimi 10 giorni più di una volta a Bonaccini ho chiesto spiegazioni sulla sanità, perché anche questa sanità favolosa che tanto si va raccontando, chi è capitato di andare e doversi confrontare con la sanità si rende conto di liste d'attesa lunghissime, di queste famose agende che vengono chiuse di continuo. Uno va e chiede: ma quando è che riapre? Non si sa quando riapre l'agenda, però non risponde. Su questo non risponde. Lui racconta: ah, ma parliamo di cose, siete qua a parlare di cose nazionali. No, 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 noi vogliamo sapere perché gli agricoltori non hanno i fondi che nelle altre regioni arrivano, perché le regioni come Lombardia e Veneto li mettono avanti se non arrivano dall'Europa. Noi vogliamo sapere perché ci deve essere una sanità di serie A e serie B, perché noi la paghiamo, e la paghiamo tanto la sanità, e dobbiamo ringraziare i medici, i tecnici e gli infermieri che fanno gli straordinari per avere ancora la sanità che in qualche modo funziona. Come dobbiamo ringraziare tutte le persone che lavorano, che ogni giorno ci mettono la faccia e veramente hanno tenuto su questa regione dalla crisi più di altre. Però, come detto, non è assolutamente merito del PD, perché è noi che Bonaccini venga a prenderci in giro in Riviera dicendo: ora do i soldi, qualcosa per rilanciare il turismo in Riviera. Noi ci fa ridere, non abbiamo l'anello al naso, non è che lui arriva e ora inizia a dire regalie, vi do un po' di soldi per questo, per quest'altro. Sarebbe bello anche capire a un certo punto da dove li prende, perché stavano promettendo di tutto a tutti. Noi vogliamo degli interventi e metteremo in campo degli interventi strutturali per far ripartire la nostra regione. E come regione
Uno dei punti fondamentali sul welfare è che prima ci sono gli italiani. Basta dare le case prima all'immigrato che è arrivato una settimana fa. Basta che il nostro welfare deve essere dato a delle persone, e è successo nella nostra regione con i fondi, il fondo sociale per reinserimento lavorativo veniva usato in buona parte in una città come Bologna per il reinserimento di persone che erano richiedenti asilo, cioè nella maggior parte dei casi futuri clandestini. Noi diremo basta questo, noi diremo che la nostra regione non è più disposta a prendere nuove persone che sbarcano perché il governo che c'è ora ha deciso che devono venire tutti qua, poi se ne fregano se vanno in mano alla criminalità organizzata, vengono a spacciare nelle nostre strade. L'importante è che per un paio di mesi o un paio di anni diano i soldi alle cooperative loro amiche, e noi anche su questo diremo basta. C'è bisogno però di tutti voi. Jacopo ha detto bene, c'è bisogno di tutti voi. Noi possiamo metterci la faccia, possiamo lavorare 24 ore su 24, Matteo lo fa sempre, non solamente in Emilia, lo fa sempre, ha veramente dedicato la sua vita a migliorare questo paese, per cui anche la nostra regione. Però senza tutti voi noi non possiamo farcela. Il 14 vi aspettiamo a Bologna, perché è un bello schiaffo farvi vedere quanti siamo, visto che continuano a raccontare che non siamo tanti, poi riempiamo tutte le sale, tutte le piazze, però cercano di raccontare ben altro. Andiamo, liberiamo la nostra terra, liberiamo la Romagna e poi andiamo a liberare l'Italia con Matteo Salvini. Grazie, mi sembra che anche stasera il Milan abbia perso. Quindi, chi ha esultato può essere accompagnato dalla sicurezza all'uscita. Vabbè, dai. L'ho detto prima a un giornalista che c'era a Sant'Arcangelo, mi sono impegnato, pur di vincere in Emilia-Romagna, a perdere anche il prossimo derby. Quindi è già scritta, è già fatta. Vabbè, non la faccio lunga, anche perché penso che chi è qua o ha sbagliato indirizzo oppure ha una motivazione. Chiedo a voi però una cortesia, poi noi ci mettiamo l'anima. Abbiamo bisogno di voi in questi 77 giorni. 77 giorni. Mi piacerebbe che ciascuno di voi li vivesse come una marcia trionfale, come 77 giorni di sorriso, come i bimbi vivono i giorni dal 1 al 24 dicembre col calendario dell'avvento, quando aprono le caselline e trovano il cioccolatino. Noi ancora per 77 giorni apriamo le caselline e troviamo il bonaccino. Ma solo fino al 26 gennaio, perché poi il 26 gennaio è Natale. È Natale e mi piacerebbe che, grazie al vostro impegno, al vostro sorriso, al vostro entusiasmo, il 26 gennaio 2020 verrà ricordato per i prossimi 100 anni sui libri di storia come la festa della libertà della Romagna e dell'Emilia. Come la festa della libertà di un popolo con orgoglio, tradizione, passato, ma soprattutto futuro. Futuro. Questi, adesso a me fanno tenerezza anche quelli del PD, primo perché non capisci più con chi parli, non sai se sono del PD,
se sono di LeU, se sono di Italia Viva, se sono di Articolo 1. Secondo me anche loro la mattina quando si svegliano si guardano allo specchio e dicono: ma io chi sono? Ma io di che corrente sono? Io sono ministro, ma di chi sono ministro? Quindi è questo, noi siamo quello che siamo, con pregi e difetti, come tutte le donne e gli uomini sulla faccia della terra abbiamo pregi e difetti, ma la gente sa che cos'è la Lega, lo diceva Lucia, chi sceglie la Lega in Romagna fa una scelta precisa e lo diciamo prima e non dopo. Visto che è un momento storico di difficoltà economica dove non c'è tutto per tutti, chi sceglierà la Lega fra 77 giorni per le case popolari, i contributi regionali, i posti di lavoro, il bonus bebè, il bonus asilo, il bonus affitto, prima sceglie gli italiani e poi sceglie il resto del mondo. Prima sceglie i romagnoli e poi sceglie il resto del mondo. E la cosa bella, che ho toccato con mano anche prima a Sant'Arcangelo di Romagna, che quando diciamo romagnoli e italiani ci sono una marea di donne e di uomini che sono arrivati tanti anni fa dall'altra parte del mondo, con i documenti a posto, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola e sono mie sorelle e miei fratelli. Il problema... chi distingue gli esseri umani in base al colore della pelle nel 2019 è un problema. Cioè, Balotelli viene fischiato non perché è nero, ma perché è antipatico. Cioè, potrebbe essere alto, biondo e con gli occhi azzurri e venire dalla Finlandia, ma non penso che cambierebbe molto. Quindi è questo che non capiscono quelli che cantavano oggi Bandiera Rossa. Qualcuno dovrebbe avvisarli che ieri era il trentennale della caduta del muro di Berlino, grazie a Dio, grazie a Dio. E quindi non tornerà il nazismo, non tornerà il comunismo, i popoli vogliono stare tranquilli. Hanno votato oggi gli spagnoli, accetto scommesse, domani quale sarà il titolo su tutti i giornali e su tutti i telegiornali italiani? In Spagna vince l'estrema destra, vincono i razzisti, vincono i fascisti, vincono i delinquenti, semplicemente perché quel partito spagnolo, come noi in Italia, vuole controllare i confini e permette l'ingresso a chi ha diritto di entrare in Spagna, come io voglio chiedere il permesso per entrare in casa di qualcun altro. Come stamattina a Carpi, stamattina eravamo a Carpi, una marea di gente, dovevamo andare a visitare teoricamente la Fiera del Cioccolato, siamo stati in mezzo a una marea di persone e non ho visto neanche un cioccolatino, però ho visto dei cretini, che il cui unico, ma anche lì era bello perché come oggi ci saranno state 500 persone ad ascoltare, a capire, a sorridere, ad abbracciare e là in fondo c'erano 15 moscerini, che il cui programma politico rappresenta quello che è il programma politico della sinistra in questo momento. Vaffanculo merde. Era programma politico elaborato, figlio di una lunga riflessione filosofico, sociale, culturale, economica, che deriva un po' dal trotskismo, un po' dal leninismo e un po' dalla malattia mentale. Ma gli lasciamo questo, io vi chiedo di vivere questi 77 giorni parlando di futuro, di proposte, di lavoro, di sogno, di visione. Lasciamo agli altri gli insulti e le minacce, rispondiamo col sorriso e col trionfo della democrazia il 26 gennaio 2020. Una bella giornata. Anzi, parafrasando Vasco, una splendida giornata. Non l'ho inventata io. Magari Renzi direbbe che l'ha inventata lui. No, io no. L'ha scritta l'altro, Vasco, quindi non... che pare che abbia aderito a Italia Viva. Scherzo, cazzata. No,
Vi chiedo questo, noi stiamo lavorando ovviamente a un programma perché sarà un voto dei romagnoli per i romagnoli, degli emiliani per gli emiliani, quindi nel programma della Lega si parla di liste d'attesa in sanità, di infrastrutture, strade, ferrovie ferme da troppo tempo, manutenzione delle case popolari, contributi alle aziende agricole, si parla di lavoro e solo quei matti al governo mettono a rischio migliaia di posti di lavoro in Romagna bloccando la ricerca di energia, di risorse e di petrolio che ovunque significa ricchezza e da queste parti invece il signor no, è no, è no a tutto, è no a tutto, è no a tutto. Quindi ho l'orgoglio come Lega, a proposito di Romagna, di aver mantenuto l'impegno preso di lasciar gestire ai romagnoli le spiagge dei romagnoli, fermando la direttiva Bolkestein che voleva regalare il mare italiano alle multinazionali che arrivavano dall'altra parte del mondo. Questa è la Lega che mantiene la parola. Chiedo a voi però, allora, alle elezioni di 5 anni fa, alle elezioni regionali di 5 anni fa, votò neanche il 40% della gente. Quindi vuol dire che anche a Bellaria 6 cittadini su 10 dissero: si vota per la regione ma chi se ne frega, non mi interessa. È vero che probabilmente, visto che da 50 anni vincevano i soliti, uno diceva: sì, ma io voto o non voto, tanto vincono sempre quelli là, quindi non è il mio voto che fa la differenza. Io ho bisogno che nei prossimi 77 giorni, voi ogni giorno che il buon Dio ci dà la fortuna e la grazia di svegliarci sani su questa terra, parliate alla testa e al cuore di chi trovate in fabbrica, in strada, in negozio, in azienda, a scuola, giorno dopo giorno. Perché se uno dice il 26 gennaio è lontano, ragazzi, è domani mattina il 26 gennaio, siamo al 10 novembre, togli l'Immacolata, Natale, Capodanno, la Befana e si vota domani mattina, quindi non è così lontano. Io ho bisogno che voi siate un pacifico esercito che porti la voglia di cambiamento in giro per la Romagna, perché il 26 gennaio 2020, questa volta sì, che il voto di ogni donna e di ogni uomo può fare la differenza. Si può vincere o perdere di un voto. Uno. La cosa bella è che anche oggi, sia a Carpi che a Sant'Arcangelo, tanta gente è venuta a fare la foto e poi sottovoce mi ha detto: Salvini, ti dico una roba, io ho sempre votato a sinistra. Ma sapete, tanti, e io li ascolto, li ammiro per la loro onestà, perché mi dicono: io ho sempre votato a sinistra per una vita, perché siamo in terra, per carità di Dio, che è storicamente di sinistra, il nonno era partigiano. E a proposito, oggi i partigiani veri si rivolterebbero nella tomba a vedere i loro nipotini con Rolex a far finta di fare i partigiani. Lasciam perdere. Però mi dicono, come in Umbria, gente che ha votato per una vita a sinistra, che mi dice: però beh, adesso basta, ma il 26 gennaio voto Lega, perché ormai nelle sedi del PD ci sono più banchieri che operai e agricoltori. E quindi il vero partito del popolo, il partito dei lavoratori, quei lavoratori massacrati da questo governo, questi odiano il lavoro, perché al di là della tassa sui tappi di plastica, sulle bibite zuccherate, sugli Euro 3, oggi è uscita quella sui condomini, di tutto, però pensate solo alla cattiveria e alla stupidità di fermare la flat tax che era già programmata per partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti. Questi a sinistra hanno l'odio per l'iniziativa privata, perché per loro, vi ricordate Bertinotti, anche i ricchi devono piangere. Ma io non voglio governare un paese dove la gente pianga e si faccia la gara al ribasso, ma è l'invidia sociale, figlia di una certa cultura che 5 Stelle incarnano benissimo. Se tu stai bene e io non sto bene, l'obiettivo non è da parte del governo aiutare me a star meglio, è far star peggio te, così almeno stiamo tutti male
e prendiamo tutti il reddito di cittadinanza. No, no, no. Quindi io sono sicuro, alzi la mano chi fra di voi conosce gente che probabilmente il 26 gennaio non va a votare. Non, no, ne con, dai, sulla mano, che ne conoscete di più di astenuti. Alzi la mano chi pensa da qui al 26 gennaio di riuscire a parlare alla testa e al cuore di questa gente e a portare tanti nuovi voti per la Lega in cabina elettorale. Parola, compito a casa, qua la sera uno si deve coricare facendosi l'esame di coscienza. Oggi meno 77, 76, 75, 74, oggi ho dato un senso di libertà alla mia giornata. Avete voglia di darci una mano in questa splendida e storica battaglia di libertà? Non ho sentito. Grazie, viva la Romagna, viva la Lega, viva Bellaria, viva Lucia. E grazie a tutti voi, grazie di cuore a tutti voi. Grazie dal profondo del cuore. Riprendetevi la vostra terra, riprendetevi il vostro futuro. Fermi tutti. La Fisa. Viva la Fisa. Noi siamo all'antica e ci piace la Fisa. Vediamo chi è intonato. Aspettali, aspettali. Adesso non occorre. Aspetta. Chi è intonato? Voi sapete Romagna mia? Fate salire i bimbi. Vai, vieni su. Aspettali. Aspettali. Bimbi e bimbe intonati. Le bimbe sono tali fino ai 25 anni? Tu balli, tu cosa fai? Folco romagnolo. Lui balla il folco romagnolo. Applauso. Voi sapete Romagna mia? Alzi la mano chi sa Romagna mia? Domanda scema. Il romagnolo. Alzi la mano chissà o mia bella Madonnina? Non ci credo. Non... No, 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 no. Quando vuoi parti, però dovete... Chi è intonato? Lucia. No, no, sono... No, no, no. Lei. Pronti? Sento la nostalgia di un passato. Potrò scordar casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto. Ti bala, Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso. Al casolare Romagna, Romagna mia. Vai. Roma è la te, non si può stare. Ti penso, vorrei tornare dalla mia bella.
Qualcuno per caso, ma pochi. Qualcuno vuole fare una foto? Allora aspettate qua che vi mandiamo Bonaccini e Di Maio. Lei sì. Fa la foto solo chi sa, mia bella Madonnina. Vai. Oh, mia bella Madonnina. Mia bella Madonnina, e mi pentirella. Se sta mai cui man in man, cantentic luntan de Napoli semer. Ma per venire in chi ha bell'aria. Per le foto si entra da destra.